Stasera lo possiamo dire che è contento a 360 gradi? Ma vabbè, ma io è bello il sorriso. Ho l'abitudine di analizzare poi non solo gli aspetti positivi, che sono stati tanti, ma anche gli aspetti negativi. Quindi partita che abbiamo tenuto in bilico per tanto tempo, non è che si fa apposta a sbagliare, abbiamo costruito tanto e poi in alcuni momenti veramente negli episodi non siamo stati fortunatissimi per poterla chiudere questa partita, e quindi è rimasto un po' in bilico, un po' di sofferenza emotiva nel finale, perché il risultato è in bilico. È chiaro che il Cesena ci ha creduto fino alla fine, ha cominciato a buttare sti palloni lì, noi nel frattempo abbiamo dovuto togliere qualche giocatore che non stava benissimo, hanno chiesto il cambio Pontisso e Frascatore. Pontisso è un grande giocatore, un giocatore di qualità importante, però lui dal punto di vista fisico deve crescere. Frascatore era il rientro dopo tanto tempo, una partita intera, e comunque questo si avverte. Pompetti non era in condizioni perfettissime, Ferrari. Bastiani ha detto se Pompetti ha problemi e gioca sempre così, che se li tenesse i problemi. Ma oggi ha stretto i denti, non è che ha chissà quali problemi, ha stretto i denti, adesso valuteremo per il futuro. Io mi auguro che domani stia già bene, però in questi 5-6 giorni lo abbiamo gestito, e credetemi, quando un giocatore si gestisce in allenamento, anche un atleta come lui che ha sempre lavorato dall'inizio della stagione a mille, è normale che poi anche calare gli ultimi 15-20 minuti, questo è normalissimo, e questo è quello che è successo. Ma perché abbiamo ottenuto il risultato in bilico, ma a parte questo abbiamo giocato una grande gara, una gara fatta di coralità, di ritmi, una squadra che palleggia molto bene, che subisce poco. Invece noi abbiamo creato tanto, abbiamo concesso poco a loro, anche dal punto di vista del palleggio, tenendo bene il campo, aggredendo. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato e l'abbiamo interpretata bene. Questo è un gruppo che è in grande crescita, perché ci siamo resettati, perché abbiamo tolto alcuni che insomma non erano contentissimi di rimanere. Dopo una retrocessione abbiamo preso dei giocatori di qualità, siamo destinati a crescere. Due domande mie rapide e poi lì nello studio le do l'auricolare, mister. La mia prima domanda è relativa a una scelta iniziale, perché lei ha messo Dursi con Rauti in panchina, voleva più qualità, più gioco, palla al piede, vicino alla porta. E poi le chiedo se in una partita comunque per 98% bella, bellissima, è mancato quella cattiveria in fase di ultimo passaggio e di ultimo tocco, forse a volte un po' troppo leziosi e serviva un po' più di cattiveria. Questo è vero, ogni tanto siamo leziosi, ci pavoneggiamo con alcuni giocatori che hanno qualità ma che devono imparare anche a essere più concreti. Ogni tanto perdiamo il possesso della palla perché vogliamo fare il gesto tecnico gestuale, simbolico, elegante, invece che di fare quello più semplice, più utile, più redditizio e più concreto. Ma questo fa parte della crescita individuale. Rauti per... Ma Rauti, ma non è che sono tutti e due giocatori ottimi. Dursi ha fatto un'ottima partita, Rauti aveva giocato quasi tutta la partita sabato ad Olbia, nella logica delle alternanze, soltanto questo, così come Ferrari. Ma è che io voglio togliere Ferrari, è che A parte che il Ferrari di adesso è un giocatore veramente importante, perché a giocherà a Teramo Ferrari, come vedete, mi fate le domande sempre sulla formazione. Devo provare almeno 5 giorni prima. Ha preso una botta alla coscia, vediamo, ma sta facendo bene. Io sono non contento di più. Un giocatore che è cresciuto fisicamente, un giocatore che adesso si muove, apre varchi, collabora. E poi è sempre molto pericoloso nel rigore. Ci ho provato, mister. Auricolare per una domanda da studio, poi deve andare via Auteri. Sì, una domanda da studio. Intanto i complimenti al mister. La domanda la faccio fare a Fabio, però io volevo farle i complimenti, mister, perché ha toccato le corde giuste di Dursi, no? Quando a fine partita, l'ultimo match, ha detto è entrato in un vortice di negatività. Le parole sono state da sprone per il ragazzo che ha recepito diciamo le sue parole e poi ha trasformato in energia positiva quello che ha detto lei. Guardi Massimo, io ho il dovere di tenere tutti sulla corda, nel senso che noi da qui alla fine, mi auguro che questa fine di questo campionato sia il più lontano possibile, proprio l'ultimissima data, avremo bisogno di tutti, per cui come ho sempre agito nella mia carriera, io tengo in grande considerazione tutti, alleno anche quelli che in alcuni momenti possono giocare meno, tengo sempre in grande considerazione tutti, coinvolgo tutti, quindi
Lursi, ho detto delle cose, oggi ha fatto un'ottima partita, sì. Poi a un certo punto era stanco, è subentrato Raudi, è un altro giocatore importante nel ruolo, ma meno male che abbiamo la possibilità di scegliere. Assolutamente, grazie, Fabio. Grazie alla Gaeta. Ah, una domanda di Ferrarese. No, io al mister, oggi più che mai, visto che ha preparato la partita in però modo... Però c'è Fabio che deve andare via, Oteri. Sì, sì, volevo chiedere una curiosità. Come le prepara le partite? Guardando qualche piattaforma tipo Y-Scout oppure a qualche uomo che va a vedere la squadra avversaria? Era una cosa che volevo chiedere da un po' di settimane. Ma noi abbiamo una persona che si occupa di questo. Io poi personalmente da una vita degli avversari vedo sempre le ultime due o tre partite, oltre all'analisi che facciamo con chi si occupa di con chi ha questo ruolo, e poi prepariamo le partite. Oggi, come tante altre volte, l'abbiamo preparata sulle caratteristiche dell'avversario, l'abbiamo interpretata bene, l'abbiamo preparata così come l'abbiamo giocato, così come l'avevamo preparata. Grazie al tecnico Oteri. Giocherà Ferrari a Teramo? Ci ho provato un'altra volta, però almeno abbiamo strappato due sorrisi al tecnico Oteri.